I media in generale hanno riscoperto in questi ultimi tempi l'architettura, di cui parlavano effettivamente molto poco. L'architettura facendo parte di quell'insieme, diciamo, intellettual-culturale che era come se ai mezzi di comunicazione generalista, ai giornali generalisti di carta stampata, alle riviste e anche alle televisioni, desse fastidio occuparsi di delle cose che fanno belle la vita, la letteratura, l'arte, la pittura, la scultura e l'architettura. Ma in questo momento sarà forse l'aria dei tempi, si sta un po' recuperando. Certamente dobbiamo fare una differenza, c'è una grande differenza tra quello che accade nelle reti, per quanto riguarda la televisione, nelle reti generaliste e quello che accade nelle reti tematiche. Le generaliste continuano a trascurare assolutamente l'architettura, quelle tematiche invece se ne occupano molto di più. E così la carta stampata. E è altrove che comunque dobbiamo andare a cercare una informazione più capillare, segnatamente nel web e nella grande rete che si possono trovare le informazioni che è anche culturale, le informazioni e le formazioni che altrimenti è molto difficile trovare. Come se ne occupa i mezzi di comunicazione generalisti sempre? Come si occupano di architettura? Se ne occupano non molto, abbiamo detto, anche se di più, e non bene, nel senso che quello che come è questo appunto anche in questo caso in comune con le altre arti, non bene perché si sottolineano molto spesso le cose più evidenti, più clamorose, più eclatanti, che non necessariamente sono quelle che veramente incidono nel tessuto sociale, ambientale, storico. Non c'è una ricerca da parte dei media di capire veramente come stanno le cose. Non a caso è nato ormai qualche anno fa il fenomeno delle archistar, che erano in un certo senso più vendibili, più capibili, perché sembra quasi che il grande pubblico non sia in grado di entrare veramente nei problemi, quindi abbia bisogno di slogan, di restare se vogliamo alla superficie. Io credo che sarebbe invece necessario un cambio di passo e forse i media lo dovrebbero anche fare, visto che in questo periodo, proprio in questi mesi, sono in crisi, sono in forte crisi, i giornali vendono sempre meno, le televisioni vengono viste sempre meno, appunto soprattutto e non soltanto tra i cosiddetti nativi di internet, cioè tra i ragazzi che sono nati diciamo dagli anni 90, quando internet ormai era connaturale al loro modo di vivere. Proprio per questo sarebbe necessario che i mezzi di comunicazione, anche generalisti, cambiassero la loro impostazione, cercassero di avere meno slogan e più approfondimento. Forse questo sarebbe anche un modo per favorire la sopravvivenza dei giornali e anche delle grandi reti. Come si potrebbe parlare di architettura in modo più approfondito? È molto importante trovare le persone che riescono a divulgarla, diciamo così, perché la divulgazione non è una brutta parola, non è una cosa negativa. Alla televisione italiana, tanto per fare un esempio, la divulgazione, la pratica Piero Angela, per esempio, e la pratica, la scientifica voglio dire, e la pratica con proprietà e accortezza, e non c'è niente di male. I reti storiche come History Channel, come Rai Storia, stanno avendo molto successo, perché anche di storia, di sapere la storia, di interpretare il passato per capire il futuro, per capire il presente e prevedere il futuro, non è soltanto un luogo comune, ma è un bel modo di fare televisione, di fare giornalismo. Per l'architettura sarebbe fondamentale individuare delle persone che riuscissero a trasmettere l'architettura, a ballare sull'architettura, come dice sempre Giorgio Scianca con la sua pagina, perché ballare sull'architettura non è renderla meno seria, è tutt'altro, non è renderla meno seria però seriosa, vuol dire far capire che tutto è permeato di architettura. Non a caso l'etimo della parola è arche, principio,